Buongiorno a tutti. Ringrazio gli organizzatori per l'invito a questo seminario online dedicato alla proiezione del sistema Italia Expo Dubai. Saluto in particolare il presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna, Giuseppe Ruggiu, e l'assessore all'industria della Regione Sardegna, onorevole Nita Pili. Alla Farnesina diciamo spesso che la partecipazione italiana a Expo Dubai rappresenta il più importante progetto di internazionalizzazione del prossimo biennio. Non si tratta solo di un'occasione che dischiude grandissime opportunità per il nostro paese, ma anche di una grande sfida per tutti noi impegnati nella promozione dell'Italia nel mondo. Una sfida che abbiamo voluto raccogliere nello spirito che contraddistingue la nuova strategia di promozione del sistema paese delineata nel patto per l'export. Il patto che abbiamo firmato in Farnesina ormai quasi un anno fa ha inaugurato un processo e un approccio innovativo di ascolto, di dialogo e soprattutto di accompagnamento da parte dello Stato alle aziende italiane che vogliono internazionalizzare. La partecipazione italiana a Expo Dubai segue la stessa logica. Per trasformare la nostra partecipazione in successo, abbiamo deciso di far leva sulle migliori realtà imprenditoriali del nostro paese e sulle elevate competenze tecnologiche e innovative di cui siamo portatrici. Vogliamo raccontare all'estero l'Italia di oggi, vogliamo trasmettere l'immagine di un paese dinamico, creativo e innovativo, forte di una grande tradizione e al tempo stesso capace di proiettarsi verso il futuro. Il passaggio di testimone dall'Italia agli Emirati Arabi Uniti nell'organizzazione dell'Esposizione Universale, che si concretizzerà fra pochi mesi, acquisisce un valore altamente simbolico, un invito a proseguire nel solco tracciato a Milano nel 2015 e a promuovere la cultura della sostenibilità sociale e ambientale, nella consapevolezza che questo prestigioso appuntamento internazionale contribuirà ad avvicinare le rispettive realtà imprenditoriali e società civili e dunque a rafforzare le relazioni tra i due paesi, ma anche tra l'Italia e tutti i paesi del mondo. Il Padiglione Italia sarà un viaggio nell'Italia della bellezza, ma nella sua straordinaria storia di arte e cultura, nel potere evocativo del Made in Italy e nella visione di un futuro di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, a partire dalla stessa struttura del padiglione che integra importantissimi elementi di economia circolare. Il padiglione italiano si pone come punto di riferimento culturale e artistico e offrirà durante il semestre espositivo un ricco palinsesto di iniziative, dalle mostre di incontri tematici fino alle performance dal vivo che mostreranno il meglio dell'arte, della musica e del teatro italiani. Siamo convinti che i valori e i contenuti trasmessi da arte e cultura possano stimolare il dialogo interculturale, la tolleranza e la solidarietà, in piena sintonia con gli obiettivi generali dell'Expo. A Dubai saremo poi al fianco delle imprese italiane per rilanciare il nostro export. Siamo fiduciosi che il ricco programma di eventi economici che realizzeremo tramite ICE Agenzia, penso agli Innovation Talks, ai Business Forum, settoriali, alle sessioni di B2B e alle attività di incoming di operatori stranieri, porrà le basi per cogliere le potenzialità degli Emirati Arabi Uniti quale hub di collegamento economico e commerciale con i mercati del Medio Oriente, del Nord Africa e dell'Asia. A Dubai saranno rappresentati anche i territori, le regioni e le città italiane, realizzando un'operazione di marketing territoriale senza precedenti per il nostro paese. In questo senso, il coinvolgimento del sistema paese e il partenariato stabilito dal governo con le aziende attraverso il commissariato generale è destinato a costruire un modello duraturo di generazione di valore condiviso, che potrà facilitare anche gli investimenti italiani nella ricca regione del Golfo e attrarre a sua volta importanti investimenti in Italia. Pensate che i paesi della penisola arabica hanno avuto con l'Italia nel 2020 un interscambio di oltre 18 miliardi di euro. Nella regione operano tutti i nostri principali gruppi industriali del settore petrolifero, delle infrastrutture e delle costruzioni, aggiudicatari di importanti commesse e di cui vengono riconosciuti gli elevati standard qualitativi. Inoltre, i piani di differenziazione economica avviati da quei paesi aprono importanti prospettive per le nostre imprese, anche piccole e medie imprese, a partire da quelle attive in settori ad alto contenuto di innovazione tecnologica. A queste realtà imprenditoriali i paesi della regione guardano con grande interesse, soprattutto per la loro modernizzazione e per prendere spunto dal modello economico italiano. Anche in quest'ottica, l'appuntamento di Dubai è foriero di importanti opportunità per il nostro sistema paese. L'Italia parteciperà a Expo Dubai come una grande squadra per dare l'immagine di un paese che sta ripartendo e che guarda al futuro.
Credo fortemente che il nostro paese abbia molto da offrire al mondo, il quale a sua volta può offrire nuove opportunità alle nostre imprese. Come governo e come Farnesina siamo in prima linea e lavoriamo ogni giorno per concretizzare queste possibilità. Grazie a tutti per l'attenzione e vi auguro davvero un buon lavoro.